Era il sogno di molti di noi da piccoli, lo è per tanti anche ora, ossia quello di poter vivere serenamente con i propri Pokémon. È ciò che accade nel film atteso che uscirà nelle sale il 9 maggio, Detective Pikachu, che vede incontrare il mondo del videogioco Nintendo con il grande cinema, ma che poi così grande in verità non si rivela. Sì, lo so, parto a bomba su questo nuovo film che ha come protagonista per l'appunto Pikachu insieme a un giovane protagonista interpretato da Justin Smith e che è stato doppiato nella sua versione originale da Ryan Reynolds. Quindi qual era la cosa più grande e che ci riempiva più di eccitazione? Ovviamente sia poter finalmente vedere realizzato il sogno di molti, ripeto, di questi Pokémon portati al cinema, per non contare tutti i film d'animazione che sono comunque stati fatti tempo fa, e allo stesso tempo vedere un personaggio come Reynolds doppiare un'altra icona come Pikachu. Quindi le premesse c'erano tutte le possibilità per fare un gran film di intrattenimento, puramente di intrattenimento, ma che comunque sapesse eccitare lo spettatore per ciò che stava vedendo, per l'emozione di questo connubio tra umani e Pokémon, ma purtroppo così non è. Che si tratti totalmente di un flop? Sì e no. È molto strana la storia di Detective Pikachu, molto strano proprio l'impianto di questo film. Sembra a un certo punto di vedere quasi due pellicole differenti. Tutto ciò che riguarda la caratterizzazione di Pikachu, tutto il suo intrecciarsi con il protagonista umano, tutto il suo mostrarsi come detective col cappellino, con le ricerche che vuole fare e con il fatto che può parlare e interagire con una persona umana, lo rendono sicuramente uno spunto comico che non fa così ridere come magari ci si potrebbe pensare. Io credevo sarebbe stato più comico in qualche modo questo film, non perché dovesse necessariamente esserlo, ma pensavo che avrebbero comunque puntato molto su questa caratteristica, visto che sul vero e proprio noir, come si voleva far pensare, credo sarebbe stato molto più difficile. E invece si sono tenuti molto tenui dal punto di vista del proprio divertimento, nonostante abbiano comunque usato una buona dose di simpatia per descriverlo. Quindi quando noi vediamo il personaggio, che è adorabile, nel senso è fatto anche benissimo, cioè ti viene proprio voglia di prenderlo e coccolarlo, cioè so che probabilmente non vorremmo fare così con i Pokémon, ma ce ne sono alcuni anche nel film strateneri che ti viene proprio voglia di poi averli più di quanto volevi quando eri magari piccolo e giocavi con le carte, con l'album e tutto quanto, o col videogioco. Detto questo, ha quindi questa caratterizzazione così, poi a un certo punto la trama deve evolversi, deve andare avanti, cioè noi non è che possiamo vedere in continuazione questo sketch, questo continuo scherzare e conoscersi tra i due personaggi, quindi la storia deve evolversi, deve entrare nel mistero che poi è alla base del film, e più si addentra nel mistero e più diventa un caos, non tanto nel senso non dal punto di vista della sceneggiatura, nel senso non è un problema seguire quello che sta succedendo, ma proprio nella storia, cioè c'è come un taglio che dice ok, abbiamo presentato Pikachu, abbiamo presentato i personaggi, il loro rapporto, quello che possono fare, adesso gli facciamo fare quello che devono fare, ma non riesce assolutamente bene, non riesce bene né a loro stessi e non riesce bene neanche all'impianto del film, che a un certo punto si confonde proprio totalmente anche dal punto di vista tecnico, cioè sembra come che a un certo punto fossero finiti i soldi, cioè proprio banalmente loro sono partiti a bestia con l'inizio, con tante promesse, tantissime promesse, e poi andando avanti hanno visto che il budget diminuiva, tant'è che il finale sembra girato veramente con due soldi, cosa che non potevano permettersi con una narrazione, con dei personaggi e con delle aspettative come quelle di Detective Pikachu. Non sto dicendo che totalmente ci troviamo di fronte a una pellicola catastrofica, non siamo a questi livelli, però allo stesso tempo anche alcuni dei Pokémon sono rappresentati veramente malissimo, cioè proprio nella loro versione live action perdono di quella bellezza, di quella mitologia che avevano quando noi li vedevamo nel videogioco magari o anche sulle carte, o anche, ripeto, nei cartoni che avevano fatto, voi ve li ricordate, erano bellissimi, e
allo stesso tempo, quindi poi altri invece li saltano. Per assurdo, poi quelli più teneri, che veramente tutti i Pokémon teneri ti viene voglia di prenderli e non metterli nella Pokéball, ma proprio abbracciarli. Vabbè. A parte questo, e quindi, anche se non è totalmente da buttare, questo film poi ti fa a un certo punto quasi annoiare, perché quando ti accorgi che non c'è più quel fervore iniziale, non c'è più quella determinazione proprio per portarlo avanti, per svilupparlo, anche tu spettatore a un certo punto dici ok, vediamo cosa succede, ma visivamente non riesce ad attrarre. Che visivamente non riesce ad attrarre è qualcosa che c'è già in tutto il film, cioè nel senso, quando dico che sembrano due film differenti, ne parlo principalmente in riferimento a come è stata poi strutturata la sceneggiatura e le varie fasi di scrittura, mentre poi proprio la confezione è poco originale. Per un film del genere che vedeva, ripeto, Pokémon e umani incontrarsi in una città che quindi doveva anche essere funzionale a tutti e due le tipologie di personaggi, nelle interazioni e tutto quanto, visivamente non hanno veramente speso nulla per aggiungere qualcosa, per dare un taglio o un colore o una luce particolare, nulla, è proprio basico, è anche troppo basico, troppo poco basico anche, e alcuni ingranaggi poi visivi si inceppano e va poi a risentirne anche la scrittura. Diciamo, ci sono diversi problemi in questo Detective Pikachu e mi dispiace dirlo, perché in qualche modo mi dispiace magari poter spegnere l'entusiasmo di tantissimi che lo aspettavano, ma allo stesso tempo non riesco veramente a parlarne in termini diversi, perché si sarebbe potuto fare tanto. C'erano gli elementi, c'era la storia, perché alla fine credo che perda anche di trama proprio per come poi viene sviluppata. E poi ci sono due scene action che sono quella finale e poi una, diciamo, proprio quasi nel mezzo, nel centro del film, che quella nel centro è fatta malissimo, è pensata ancora peggio ed è esposta proprio cinematograficamente in una maniera che dà fastidio per il caos che crea. Quindi anche visivamente tu a un certo punto dici oddio, ma proprio non finiva, cioè non finisce più, è molto lunga. Quindi cioè, se tu non me la fai neanche, non riesci a coinvolgermi in una scena action come quella, che in teoria doveva essere qualcosa di catastrofico, quindi dovevi sentire il pericolo, avere paura, cercare di captare tutti gli elementi anche nella grande bufera che si è creata, in verità sembra soltanto una cozzaglia di roba che tu dici oddio, ancora? Quindi sì, mi dispiace molto, non ho neanche visto il film in originale, ma l'ho visto all'anteprima doppiato, quindi non so neanche dire se alla fine il doppiaggio di Ryan Reynolds salva o no questo Pikachu. Sicuramente avrà dato una grande prova, come tutte le grandi prove comiche di Ryan Reynolds. Quindi sì, questo non è un flop, ma poco ci manca, ecco. E questo magari è anche il motivo per cui non ha fatto quell'esplosione che si sarebbe pensato anche all'estero. Fatemi però sapere che cosa ne pensate voi, se lo attendevate, che cosa vi aspettavate da un film come questo sui Pokémon, e fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e rimanete anche con noi per leggere la recensione su cinematograph.it, ma anche Focus, News e tanto altro sul cinema, e rimanete sul canale di Film Is Now per tutti i video e per il prossimo video della rubrica Top of Flop. Ciao!